Sì, me ne do un dato, è come se noi avessimo proseguito la seconda guerra mondiale dopo il 1945, combattendola sull'asfalto, perché dal 1950, anno in cui l'Istat ha cominciato a registrare i dati di incidenti stradali, abbiamo toccato quota 500.000 morti, 14 milioni di feriti. Impressionante. Senta, però questa figura dell'omicidio stradale lascia qualche perplessità. Uno si chiede, ma non si complica? In che modo è un vantaggio? In che modo assicura una punizione di chi è davvero colpevole? Mi pare che Renzi è il primo firmatario, tra l'altro, di una proposta, o mi sbaglio? Sì, è stato il primo firmatario quando nel 2011 venne avanzata la proposta dell'omicidio stradale dall'associazione Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borboni con il sostegno dell'ASAPS, che per prima ASAPS aveva registrato il dominio www.omicidiostradale.it, che è stato poi ceduto alle due associazioni fiorentine e ha raccolto 75.000 firme. Ma dov'è il problema di questa proposta e perché fa nascere giuste, le sue giuste osservazioni? Allora, sulla carta esiste già l'omicidio colposo, che prevede pene già oggi che vanno da 2 a 7 anni quando l'omicidio è compiuto alla guida di un veicolo con violazione del nome del codice della strada, articolo 589, primo comma. Il 589, secondo comma, stabilisce poi che le pene ci sono già da 3 a 10 anni per chi commette un omicidio alla guida di un veicolo avendo bevuto con valore alcolemico superiore a 1,5 o sotto l'effetto di stupefacenti. Quindi, in teoria, in un paese serio non ci dovrebbe essere bisogno di questa nuova configurazione. Ma cosa è successo? È successo che nel panorama della sinistrosità stradale, anche drammatica e gravissima, abbiamo assistito in questi anni a un'applicazione da carta geografica, a macchia di leopardo. Il problema è di certezza della pena più che Il problema altro. di certezza pena, perché il gioco, che nessuno, insisto, nessuno sottolinea, è nella pena minima. Allora, è inutile che noi diamo fino a 7 anni, fino a 10 anni e nei casi più gravi di plurimo fino a 15 anni, quando si parte da pene minime che sono di 2 anni e 3 anni. Cosa succede? Che nella normalità dei casi il giudice, partendo dalla pena minima, da una pena edittale, da una pena base di 5 anni, 5 anni e mezzo, questo con il rito abbreviato, con il patteggiamento, si va sempre sotto i 3 anni, per cui uno, avendo bevuto e avendo assunto sostanze stupefacenti, ammazza in maniera praticamente impunita, perché quando il politico o l'osservatore, come lei, mi dice queste cose, io dico sì, ha ragione, allora facciamo così, guardi, se funziona già così bene la normativa, perché dobbiamo cambiarla? Allora io vi fornisco il nome di 150 pirati della strada che hanno ucciso drogati e ubriachi alla guida con l'attuale normativa. Gentilmente il politico di turno, il Ministero della Giustizia, mi fornisce l'elenco delle carceri dove hanno trascorso quali periodi, in quali condizioni, in quali situazioni. Io vorrei sapere quali sono. Solitamente non ricevo risposta. Ecco dov'è il punto. Noi abbiamo ridotto l'omicidio stradale a una mera condanna per borseggio in una metropolitana. Fatto accade questo. Poi c'è la proposta, attenzione, Sì. dell'ergastolo della patente, che è un'altra cosa importantissima. Spieghiamo anche questo, questa Ma proposta. è importantissima perché noi insistiamo sul fatto che chi beve e chi si droga e guida, e quindi elimina dalla vita una persona, deve essere eliminato dalla guida. Semplice, perché è un sistema che non può consentire con il giochino patente revocata, poi dopo 3 anni io rifaccio l'esame e ce l'ho di nuovo. No, caro signore, patente revocata e per un bel numero di anni tu non guidi più, ti tolgo l'arma con cui tu hai colpito. Poi è chiaro che, così come si vede la televisione senza il canone, si può guidare anche la macchina senza patente, questo è ovvio, però poniamo delle condizioni limite ben precise. Certo. Non è possibile che un soggetto, perché beve o si droga, possa emettere una condanna, una sentenza di condanna a morte eseguita sul posto, inappellabile, a carico di un innocente, e poi farla franca. Quanto è importante, ed è l'ultima domanda che le faccio, anche una battaglia di comunicazione e di responsabilizzazione che da tanti anni si dice, ma ho l'impressione che non sia pa mai partita una campagna vera e martellante su questo, cioè l'assunzione di responsabilità. È partita adesso, è chiaro che nel momento in cui la Cancellieri fa una dichiarazione del genere il primo dell'anno si scatena subito un meccanismo, però voglio ricordare che il ministro Cancellieri nell'aprile del 2012, quando era ministro dell'Interno, non era così favorevole alla proposta, quindi noi la prendiamo come benedetta questa posizione, però adesso vigileremo perché la consideriamo irrevocabile a questo punto, eh? Quindi vogliamo vedere chiaro poi, perché questo discorso viene inquadrato nel contesto della riforma della giustizia e della riforma penale, che ha obiettivi completamente diversi. Questa invece è una misura che, bene o male, almeno sulla carta, tende ad allertare, a richiamare una situazione che sta diventando per l'opinione pubblica insopportabile, tanto che i sondaggi vedono favorevole la popolazione all'80%.